sente una voce muta, read my lips. Ci passiamo questo. Allora, buon pomeriggio, internet e imprenditorialità. Vediamo di contestualizzare. Da un lato, qui all'IGF stiamo domandandoci come in una logica multi-stakeholder si può influenzare il sistema di regolamentazione che ha è in grado di rappresentare i molti interessi che si muovono intorno alla rete in modo tale da massimizzare le opportunità sociali, economiche e culturali. Naturalmente internet e imprenditorialità ci porterà verso il tema della regolamentazione a favore della nascita di nuove imprese, quindi evidentemente ci domandiamo cose relative a come un ecosistema possa essere fiorente, possa essere dotato di diversità, possa non essere una monocultura, insomma tutto ciò che non sta nelle regole proposte all'ITU dalla Etno. Poi ci domandiamo che cosa sta avvenendo in Italia. Naturalmente l'altro dato vagamente di attualità è la firma da parte del Presidente della Repubblica del decreto che contiene, oltre alle innovazioni relative all'agenda digitale, una serie di misure che servono per favorire in Italia la nascita di nuove imprese innovative. Commenti e opportunità che nascono da questa questione. Dopodiché questo lo cerchiamo di comprendere attraverso le esperienze, i suggerimenti e le applicazioni di questi molti concetti con ospiti che li vedono da un punto di vista privilegiato, perché da un certo punto di vista tutto quello che sta succedendo negli ultimi tempi è orientato a dirci che il sistema economico tradizionale, come dire, è un po' in crisi e che le prospettive emergenti sono legate alla nostra capacità di innovare. Le nuove imprese innovative, le imprese che riescono a valorizzare, a cercare di sviluppare il valore aggiunto connettendosi alla rete, le strutture che favoriscono, accompagnano, sono mentor, trovano finanziamenti per nuove imprese innovative, hanno a che fare probabilmente con alcune delle principali opportunità che un sistema come il nostro ha di aumentare, se possibile, la crescita delle attività economiche, trovare possibili forme di nuova occupazione. Voi sapete che la nuova occupazione è ormai generata praticamente soltanto dalle nuove imprese contaminazione del sistema economico nel suo complesso di innovazione. E questo è un po' il senso della concentrazione intorno alle start-up innovative, che hanno quindi questo duplice capacità, quella di generare opportunità di crescita ed occupazione da un lato, dall'altro di portare innovazione che il resto del sistema può valorizzare, comprendere, sfruttare e portare agli altri mondi. Non stiamo quindi parlando di puro e semplice digitale, ma delle sue conseguenze per l'insieme del sistema economico. Da questo punto di vista i fenomeni che ci descriveranno i nostri interlocutori sono vari. Vi prego di portare
a valore anche il vostro punto di vista e la vostra esperienza, quindi consideratevi parte del panel, non solo perché siamo, diciamo, in una condizione multi-stakeholder di grande interattività, ma anche perché questo è oggettivamente l'unico modo per capire da che parte stiamo andando. La prospettiva, direi, è chiara, la sua declinazione concreta si libera soltanto se riusciamo a togliere di mezzo una quantità di freni, di vincoli, sia fiscali, sia burocratici, sia culturali, alla possibilità che la rete ci offre. Una delle possibilità, una dei grandi settori di sviluppo è l'utilizzo di quello che viene chiamato big data, la capacità di, da un lato, per una serie di movimenti normativi che facilitano l'apertura dei dati pubblici dall'Europa fino addirittura al governo italiano e a partire dalle iniziative regionali, le pubbliche amministrazioni sanno che i dati raccolti con i soldi pubblici o con i debiti pubblici devono essere di proprietà, devono essere nella disponibilità del pubblico stesso, a meno che non si violi la privacy e il diritto d'autore. Questo è quello che dice l'Europa. Dall'altro, il business nel suo dipanarsi in piattaforme raccoglie quantità straordinarie di dati, come sappiamo dalle vicende di Google e Facebook, è diventato uno degli asset fondamentali del loro business. Il sistema scientifico si fonda e si sposta sempre di più verso una utilizzazione dei dati in modo innovativo, sia per la generazione di nuove teorie, sia per la loro verifica. Quindi da questo punto di vista io direi il cambiamento è grande. È chiaro che possono venirne fuori forme interpretative imprenditoriali nuove. Questo è, se vogliamo, l'esperienza che ci porta Leonardo Camicciotti, Top IX, Top PX, come lo chiami tu? Che direi come primo intervento ascoltiamo. Buonasera a tutti. Sì, l'aspetto dei dati ci interessa molto. Diciamo, è una vera e propria rivoluzione, forse ancora non colta, anzi sicuramente non colta dai più, ma che è abbastanza rapida e ha impatto su tutta la catena del valore per chi si occupa di tecnologia sotto tutti gli aspetti, non solo strettamente tecnologici. È abbastanza evidente che con internet c'è una migrazione del mondo in ambito digitale, quindi si sta costruendo via via uno specchio, un'immagine, una replica del mondo sempre più granulare, quindi sempre a più alta definizione. E questo ovviamente ti permette di guardare al mondo rappresentato, diciamo, in forma digitale, e a volte si scoprono cose che sorprendono, cose che piacciono, cose che piacciono forse un po' meno. Quindi il primo aspetto sicuramente è avere gli occhi giusti e gli strumenti giusti per poter guardare in questa rappresentazione digitale che viene fatta. Il primo problema che si pone è ovviamente che, essendo via via sta diventando, diciamo, una mappa quasi uno a uno del mondo, è un sistema di per sé complesso. Quindi le capacità che vengono richieste per estrarre informazione dai dati che vengono rappresentati, quindi non solo dai bit, ma dai dati che vengono immessi in rete, sono conoscenze e competenze complesse, multidisciplinari, che in pochi, diciamo, il mondo ancora non è prontissimo per diciamo, far maturare e arricchire. L'esperienza che abbiamo fatto noi, diciamo, è ovviamente partendo, noi facciamo supporto infrastrutturale alle start-up, quindi gli offriamo banda, gli offriamo
risorse computazionali, e quindi l'abbiamo visto in diretta questo processo dell'aumento vertiginoso esponenziale dei dati. La prima cosa con cui ci siamo confrontati è proprio la carenza di competenze capaci di analizzare e di gestire questi dati. Quello che abbiamo fatto infatti è partire proprio da lì, dalle competenze umane, e organizzare fra l'altro un corso qua che si sta svolgendo proprio nel mese di ottobre, che si chiama Big Dive, che punta a formare competenze multidisciplinari, quindi competenze di sviluppo, di data science, quindi di analisi dei dati e di visualizzazione dei dati. Competenze multidisciplinari che le università, nella migliore delle ipotesi, offrono in modo separato, quindi non con corsi multidisciplinari. Questo per formare delle figure, che sono quelle del data scientist puro, che sono già da oggi un'opportunità occupazionale non trascurabile. Negli Stati Uniti ad oggi se sul biglietto da visita scrivi data scientist invece che data analyst fa più o meno $40,000 in più all'anno di stipendio. Per società e soprattutto per i governi che sanno bene che i dati diventeranno importanti in tutti i settori, dalla logistica alla sanità ovviamente alla finanza, e qui ci colleghiamo molto rapidamente a quella che è l'agenda digitale anche del governo italiano, che cerca affrettandosi di far migrare il mondo che ad oggi sta su carta o in qualche ufficio o in qualche testa in ambito digitale, questo cercando anche fra l'altro di far convergere l'identità digitale di ciascun cittadino su pochi punti o addirittura un singolo punto. Questo avrà delle conseguenze importanti perché permetterà di fare un'analisi trasversale sulle varie attività che vengono fatte dal cittadino, quindi da quello che può essere l'aspetto lavorativo, l'aspetto personale, il tuo comportamento in qualche maniera diventa osservabile. E quindi quando diventa osservabile si riesce a estrarre delle informazioni che prima erano nascoste. Quindi si fa per l'appunto innovazione nelle due anime, quindi si possono inventare cose, quindi in senso pratico trovare delle cose che sono lì o scoprire delle cose, e questo sarà appannaggio di chi riesce a farle queste cose qua. Quindi una nazione che sarà in grado di avere risorse umane e infrastrutturali capaci di gestire questi dati avrà un vantaggio competitivo importante. Ad oggi non c'è una nazione che fa questo, quindi non esiste la Svizzera dei dati, per intenderci, non esiste un centro che accumula dati e riesce a elaborarli o ha delle best practices rispetto ad altri. L'opportunità è grande perché questo ovviamente richiede che tu sia capace a livello infrastrutturale di ospitarli, quindi risorse computazionali, risorse di banda, diciamo banalmente, sia gestirli e trasformarti in un'economia dei dati, con tutte le regole che questo comporta, perché ovviamente diciamo, il mondo di internet è un mondo parallelo anche per quanto riguarda le regole di ingaggio, quello che tu puoi fare, per cui se io in ambito nazionale ho delle regole restrittive, oppressive o che limitano quello che io posso fare, chi deve venire a mettere i dati da me ci penserà magari più di una volta e magari io non riesco ad essere scelto per fare, chiamiamola così, la Svizzera dei dati. Quindi è importante anche essere stato dell'arte per quanto riguarda le regole da applicare e non essere in questo momento chiusi. Chiudo dicendo che questo va dietro a quella che sono le leggi di una qualsiasi rete, di come si struttura una qualsiasi rete. Le reti, e lo ripetiamo, ci piace perché siamo affezionati alla rete, le reti non sono sistemi casuali, non è un sistema che segue una distribuzione gaussiana, non è un sistema caotico, sono sistemi che seguono la legge di potenza. La legge di potenza significa che pochi contano molto, tantissimi contano, ma molto meno. Quindi pochi dettano le regole, quindi se si vuol stare in un sistema di rete, e questo lo è ora anche in maniera pratica, cioè esiste una rete internet, devi essere hub, altrimenti scivoli ai margini, scivoli nella coda lunga e ovviamente segui le regole degli altri. Quindi sta a noi, visto che questo è un momento in cui si stanno riscrivendo delle regole basate sui dati, scegliere da che parte giocare. L'imprenditorialità, da questo punto di vista, è
forse il modo migliore per saltare su questo treno. Cioè, la motivazione per andare lì è data dalla quantità di start-up che ne possono nascere. Cioè, fondamentalmente perché poi alla fine faremo una sintesi dei punti, però indubbiamente da portare, diciamo così, no? Perché poi questo è IGF, quindi noi portiamo dei punti verso una discussione che sarà generalizzata domani con i rapporteur dei vari panel. Tra i punti che tu ci hai proposto ce ne sono alcuni relativi a un'analisi di opportunità per un paese. Diventare la Svizzera dei dati significa regole non oppressive, suppongo anche regole garantiste nei confronti della privacy, eccetera, quello che ci diceva Rodotà stamattina, cioè che in Olanda si propone una legge che consentirebbe alla polizia di entrare in qualunque apparato elettronico e A, leggere, B, confiscare, C, cancellare i dati. Quello significa che l'Olanda, se passasse quella legge, diventerebbe un posto che non può permettersi di fare una strategia di questo tipo, perché nessuno depositerebbe i dati in un posto dove possono entrare senza magistratura qualunque autorità giudiziaria. Quindi regole che vanno in questa direzione sulla base di una strategia paese che naturalmente si fonda sulla conoscenza del funzionamento della rete, che è orientata in questo caso soprattutto a livello di piattaforme a valorizzare gli hub. Ma gli hub si formano se e solo se intorno a loro c'è una forte attività. E l'attività forte si legge in questo caso con nuove aziende che hanno la capacità di sfruttare questi dati. Quindi si forma un mercato interno che motiva l'investimento nella costruzione delle infrastrutture che servono a diventare, a candidarsi per diventare l'hub, la Svizzera dei dati. Okay, quindi le due cose vanno insieme. Per far nascere nuove imprese, start-up, competenze relative a questa cosa, ci sono in questo momento grandi dibattiti, ci sono nuove regole, il decreto, tutto questo discorso sulle start-up che è stato fatto nel corso di quest'anno e che è stato eccezionale rispetto agli anni precedenti, ha trovato a sua volta dei punti d'appoggio importanti negli incubatori, che sono contemporaneamente dei luoghi nei quali nascono delle imprese, ma soprattutto degli sistemi di servizi che fanno mentorship, cercano a seconda dei modelli di favorire la commercializzazione, trovano finanziamenti, mettono insieme competenze, fanno cross innovation e trovano delle relazioni con le sorgenti dell'innovazione, che possono essere varie università e quant'altro. Cosa sta facendo da questo punto di vista Tritabit? Ce lo dice Massimiliano Ceaglio. Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto Tritabit è un progetto di I3P, che è l'incubatore del Politecnico di Torino, il quale lavora in questo settore nel supporto all'imprenditorialità da quasi 13 anni. Quindi molto prima che si incominciasse a parlare di start-up, l'incubatore del Politecnico di Torino, che è il primo incubatore universitario nato in Italia, già parlava di startup nel 1999. Perché è nato Tritabit lo scorso anno? Tritabit sta quasi per compiere un anno, perché effettivamente ci siamo resi conto che internet aveva portato un cambiamento significativo nella modalità di rispondere ai bisogni delle aziende, della gente, quindi produceva la nascita di nuove startup, di startup diverse, che non potevano più essere seguite e essere affiancate con le vecchie modalità che noi utilizzavamo, che vanno benissimo per una startup che produce un macchinario per etichettare bottiglie di vino in modo molto più innovativo, evitando di inquinare o essendo più veloce, occupando meno spazio, ma non andavano bene, ad esempio, per una società che decideva, dei ragazzi che decidevano di creare un nuovo sito e-commerce. E questo è significativo come cambiamento. Io
ho sempre in mente pochi giorni fa, viaggiando in treno, pochi giorni fa, l'altro giorno, mercoledì, andando in treno, c'erano dei ragazzi sull'interregionale, mentre tornavo da Milano, che parlavano tra di loro, e parlando tra di loro dicevano che il più grosso negozio di scarpe che c'era in Italia era Zalando. Quando ai miei tempi uno avrebbe risposto scarpe, non lo so, Bata, qualcosa del genere. Per loro Zalando era il più grosso negozio di scarpe. Perché? Perché internet ha incominciato a rispondere in modo diverso a quella che era la loro esigenza di trovare le scarpe, ovvero loro con lo smartphone, con il cellulare, potevano collegarsi a internet e comprare le scarpe che desideravano a prezzi scontati e via dicendo. Quindi c'è stato un cambiamento significativo. Noi un anno fa ci siamo accorti che l'internet ha bisogno di regole diverse, ha bisogno di essere trattato in modo diverso, soprattutto per quanto riguarda il discorso dell'imprenditorialità. Ed è così che abbiamo fatto partire Tritabi. Tritabi cos'è? È un progetto di I3P attualmente, uno spazio di coworking all'interno del quale noi ospitiamo tutte le persone di qualsiasi età, di qualsiasi proveniente, purché abbiano un'idea legata al settore internet, al settore mobile o al settore gaming, e cerchiamo di supportarle nel fare quello che in gergo si chiama il proof of concept, ovvero capire se quell'idea ha una sostenibilità economica sul mercato. Attualmente in un anno siamo vicino ai 50 progetti ospitati, in questo momento ce ne sono soltanto 30 perché una ventina sono usciti da Tritabi perché secondo noi non avevano una sostenibilità economica, quindi si è provato a farli partire, non ci si è riusciti, quindi è il classico esempio di fallimento nel senso buono del termine, ovvero ci abbiamo provato, pensavamo che fosse una buona idea, invece non ce l'abbiamo fatta, pensiamo in un'altra. Di questi 30 progetti, 20 sono andati online e stanno incominciando a sviluppare traffico, con alcuni di questi raccogliendo significativo interesse, 6 di questi sono già diventati delle aziende, quindi hanno già dimostrato una sostenibilità economica, e un paio di questi hanno anche raggiunto i classici investimenti di cui si parla tanto, quindi degli angels, degli investitori hanno deciso di scommettere su questi progetti. Questo per noi è un risultato eccezionale, è un risultato che uno ci ha fatto capire che forse la strada giusta era questa, era di aprire un nuovo progetto per seguire con regole nuove, con modalità nuove questi progetti. Ce l'ha fatto capire semplicemente il fatto che prima di Tritabit questi progetti non riuscivano neanche a partire, non andavano neanche online. Di questi 20 progetti che attualmente sono online, quasi 9 in particolare di questi non hanno un informatico all'interno. Tritabi semplicemente li ha aiutati a trovare degli informatici che hanno creduto nel loro progetto o aziende del territorio che hanno deciso va bene, ti faccio quel sito, ti realizzo quel sito a un prezzo convenzionato oppure mi faccio pagare in equity oppure mi pagherai poi se le cose andranno bene perché ci credo anch'io in modalità win-win, quindi se tu fatturi mi dai una parte del tuo fatturato, vediamo come rientrare di questo. Quindi abbiamo creato un piccolo ecosistema che vogliamo far crescere e scalare per seguire questa tipologia di aziende. L'abbiamo fatto come? Creando uno spazio di coworking. Perché? Perché mentre seguendo gli altri progetti, quelli più industriali, la riservatezza era fondamentale, cioè nel senso si seguiva il progetto, si firmava l'accordo di riservatezza, si provava ad andare dall'ufficio della protezione delle proprietà intellettuali, quindi l'ufficio brevetti per brevettare l'idea, non si parlava con nessuno, si sviluppava il business plan, si cercava il finanziamento, si partiva in segreto e poi si andava sul mercato. In questo caso, molto banalmente, per come ha cambiato le regole internet, è fondamentale sin da subito condividere la propria idea, condividerla con il compagno di banco che è un altro imprenditore, condividerla da subito col mercato. Ed ecco che ho un'idea, va bene, la prima cosa che cerco di far fare all'imprenditore è una landing page, ovvero una pagina che dica al mondo intero io voglio fare questo, interessa qualcuno? Quindi aprirsi immediatamente sul mondo, un nuovo canale sul mondo, e questo è pensabile solo attraverso internet. Quindi tutto questo fa sì che siano cambiate le modalità con le quali noi abbiamo seguito questi progetti. Ci sono delle problematiche, non è facile, molto banalmente ci rendiamo conto che la prima cosa che dovrebbe seguire questo cambiamento sono le regole. Cioè noi ci troviamo a lavorare in alcune zone dove le regole ci impediscono di operare e non è la situazione peggiore, cioè vuoi realizzare una nuova piattaforma, un nuovo marketplace, scopri che andare online è impossibile perché ci sono determinate regole che ti impediscono di fare quell'attività. E allora ci fermiamo e cerchiamo di capire se queste regole possono cambiare, interpellando il pubblico, scrivendo delle lettere attraverso gli avvocati ai vari ministeri di competenza. Però peggio ancora, ci sono delle situazioni per le quali non esiste un contesto normativo nel quale tu sai se quella cosa puoi o non puoi farla, la cosiddetta zona grigia, che su internet in Italia è enorme, è vastissima, non conosce confini. Ed è la situazione peggiore perché tu ti ritrovi
nella condizione dove dire ok, ho pochi soldi, poche risorse, parto, ma posso realmente farlo, non posso farlo. Ed è così che con gli avvocati proviamo, spendendo un sacco di soldi giustamente con gli avvocati, proviamo a capire se riusciamo a fare il salto mortale triplo, quadruplo, per identificare degli agreement, dei contratti con gli utenti, con lo scarico di responsabilità, e partiamo sapendo benissimo che i nostri avvocati ce lo dicono, questa cosa potreste essere fermati domani perché a seconda di come la interpreta un magistrato puoi o non puoi farla. Quindi io penso che per l'imprenditorialità, soprattutto quella su internet, la cosa fondamentale sia riscrivere alcune regole che sono veramente bloccanti, ma soprattutto scriverne di nuove in un'area dove non ne esistono, che ti dicano sì, puoi farlo, vai avanti, sei tutelato se lo fai. Hai la possibilità di avere un magistrato che ti tutela se rispetti queste regole, cosa che adesso assolutamente non esiste. Beh, come riforma sarebbe, come dire, la soluzione di un sacco di problemi italiani, perché le zone grigie su internet sono grandi, ma le zone grigie nel mondo fisico sono ben difese da chi le vuole mantenere grigie. Non sono sicuro di sapere che cosa riporterei di questa specifica idea domani all'attenzione dell'IGF. Certamente è probabile che ci sia un tema di da proporre del genere: si può fare di default a meno che non sia chiaro che non si può fare. Sarebbe questo eventualmente la certezza che possiamo portare, no? Mentre noi siamo abituati a pensare che non si può fare e bisogna dimostrare che si può. Nel caso delle aziende innovative veramente, che hanno quindi una funzione disruptive nel loro mercato, perché se no non si capirebbe perché dovrebbero nascere e portare un'innovazione, è probabile che il sistema sarebbe più favorevole nel caso che la regola fosse di default si può fare se non è chiaramente vietato, insomma. Cioè questo eventualmente capisco dal tuo intervento. Certamente il modello è molto interessante per quanto riguarda l'attività di progettazione e inizio dell'attività. Voi li aiutate non solo nella definizione del concetto, che questo è già probabilmente un grande aiuto, perché c'è questa epica del ragazzo con l'idea che riesce a realizzarla, mentre molto spesso è giusto e reale che l'idea venga ripensata con degli interlocutori che ti aiutano a razionalizzarla dal punto di vista del business e quant'altro. Dopodiché li aiutate a trovare gli informatici, gli date dei consigli legali, qualcuno lo presentate al finanziatore possibile, e soprattutto avete questa mentalità che mi sembra molto importante da sottolineare: è fondamentale condividere subito l'idea, fare un landing page, ho questa idea, qualcuno interessa. Mi sembra un approccio molto facile da comprendere, molto chiaro e molto utile per chi non se n'è mai posto questo problema strategico. Allora, abbiamo cominciato in ritardo sia per colpa del fatto che il precedente panel era finito in ritardo, sia per colpa del treno di Andrea Di Benedetto. Non di colpa di Andrea Di Benedetto, non ho detto questo, non ho detto che è colpa tua, ho detto che è colpa del tuo treno che è arrivato con un quarto d'ora di ritardo, ma è fortunato perché noi lo abbiamo aspettato e siamo contenti di averlo qua. Come sapete, CNA Giovani Imprenditori non è soltanto la cultura dell'artigianato, la cultura del fare, tutte queste cose che vengono dette nei convegni, ma anche Andrea Di Benedetto e la sua idea di artigiano digitale e la contaminazione del digitale nel mondo dei saperi più o meno tradizionali italiani. Naturalmente qui viene fuori innovazione, filiera rinnovata, digitalizzazione del sistema produttivo fondamentale italiano e alla fine, come lui ama spesso sottolineare, vera e propria manifattura. Parlaci un po' di quello che sta succedendo oggi e quali sono le opportunità anche
con un COTE, come ripeto, Internet Governance Forum, di proposta del tuo punto di vista, del vostro punto di vista, di innovazione normativa. Buonasera, grazie a tutti. Io nello scaricabarile del ritardo aggiungo un altro pezzo bellissimo, che Trenitalia, annunciando un'ora di ritardo del treno, diceva: non è colpa nostra, è colpa di un altro treno, di un'altra compagnia che era davanti a noi e si è rotto. Quindi è un paese bellissimo, perché è sempre colpa di qualcun altro. Ma è stato bello, insomma, anche sì, il precisare il nome della compagnia e tutto, perché ci tenevo a dire che vedi a fare la concorrenza sui treni che succede. E appunto, questo anche questo è uno spunto, nel senso che l'apertura è uno dei temi, e poi forse anche la proposta finale che farò, nel senso che quello che vediamo come piccolo imprenditore è un po' un pezzo della storia che stava raccontando Massimiliano poco fa. Ci sono aziende che vivono male in un mondo normativo ancora novecentesco. Per me, diciamo, è anche insomma, facile e bello parlare così, perché CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato della Piccola e Media Impresa, già dal nome fa capire che è una roba di almeno 100 anni fa, perché è tutto proprio questo mondo che è sopravvissuto a un sistema industriale, economico, artigianale che anche per tanti anni è stato assolutamente propulsivo per il paese. È meglio comunque che Red Day Makers. Sì, che almeno sì, c'ha questo effetto vintage che secondo me è anche molto molto carino, fra un po' tornerà di moda. Però ecco, quello che secondo me sta succedendo è che c'è una rinascita dell'epica del piccolo dovuta proprio alla rete. Cioè la rete, oltre a essere un'infrastruttura fisica, un'infrastruttura immateriale, perché comunque porta a grandi cambiamenti culturali, sta profondamente cambiando le barriere d'accesso anche a tutti gli aspetti imprenditoriali e aziendali. È molto più economico fare un'azienda che si occupa di digitale piuttosto che farla di macchine da cucire. Cioè, evidente, proprio a livello di capannoni, di macchinari. E questa è una cosa che a volte dimentichiamo. E c'è un fiorire di start-up che molto spesso, proprio per questa facilità nel mettersi un'azienda, sono sicuramente tante, sono sicuramente molto innovative e variopinte, ma molto spesso sono anche molto poco aziende, proprio per tutta quella mancanza di accompagnamento e di managerializzazione che spesso invece accompagna un'avventura imprenditoriale più costosa dal punto di vista degli investimenti. E questo è però anche tutto ciò che ha fatto fiorire una nuova generazione di start-up in un paese come l'Italia, che tutto sommato invece non ha grandi capitali, non ha grandi infrastrutture creditizie, non ha le spalle larghe per giocare la partita in una competizione manifatturiera più classica. E quindi quello di cui stiamo cercando di parlare come giovani imprenditori CNA è proprio tutto questo nuovo mondo, che è fatto, secondo me, di tre grandi filoni. Il primo è il mondo proprio degli artigiani digitali, cioè gli start-upper ICT di cui sentiamo sempre parlare, quelli nell'immaginario collettivo, quelli che fanno aziende di informatica, di elettronica, quelli che fanno che vorrebbero fare i nuovi Google, le nuove Facebook. Con un'epica, come diceva Luca, anche un po' pericolosa, perché l'epica dello start-upper che noi abbiamo costruito è quella del ragazzino che in 6 mesi di lavoro in un garage diventa miliardario in dollari. Ecco, fare una startup, io insomma ne ho fatte due, è una delle cose più faticose che c'è, a volte anche più frustranti. È un lavoro veramente di quotidiano, di grande fatica appunto normativa, di valutazioni non solo tecnologiche, non solo di scrittura del codice, ma anche di costruire un'impresa in un mondo che non ha ancora delle regole chiare, né di mercato né di né infrastrutturale. Poi c'è un altro pezzo, che è quello che interessa tantissimo a noi in questo momento, che è tutta quelli che potremmo chiamare gli artigiani digitalizzati, cioè tutto uno strato di digitalizzazione
di imprese tradizionali, tutte le imprese ibride, che sono quelle che sicuramente in questo momento hanno più opportunità da un punto di vista del PIL, del fatturato stretto, perché sono le imprese italiane, le piccole imprese italiane, che sono un po' il cuore della produzione, del sistema produttivo italiano, quelle da 10 a 100 addetti, tanto per capirci, fatturano 1.000 miliardi di euro. Cioè, è una cifra impressionante. E sono aziende che molto spesso hanno enormi potenzialità che non colgono ancora dovute alla digitalizzazione. Ci sono vari studi con punti di vista diversi, ma comunque che vanno alla fine in direzioni simili, sull'impatto che ha la digitalizzazione sulle imprese tradizionali, cioè su quanto non semplicemente fare un e-commerce, ma utilizzare la rete in tutti i suoi aspetti, quindi utilizzare la rete come se fosse un'autostrada, come se fosse una ferrovia, come un'infrastruttura che aiuta l'azienda nella sua filiera sia di approvvigionamento, sia di vendita, sia distributiva, nella capacità di acquisire informazioni, nella capacità di saltare intermediari, quindi nella capacità di accorciare molto le filiere. Ecco, le potenzialità da questo punto di vista sono incredibili, perché vi rendete conto che 1.000 miliardi di euro, 1.000 miliardi è il numero che dati Istat, è il fatturato, non è il valore aggiunto, però è comunque un numero impressionante, quindi diciamo far crescere come dicono le statistiche del 5, 6, 8, 10% una volta digitalizzate queste aziende, vuol dire avere un incremento da un punto di vista proprio dei volumi incredibile. Ed è questo un tema su cui stiamo lavorando anche nel dialogo col governo. Cioè, secondo noi è fondamentale che si dia un focus su questa enorme quantità di aziende che hanno dei potenziali di crescita incredibili. Chiaramente non tutte con gli stessi strumenti, ma sono una miniera ancora per niente scavata. E poi c'è il terzo aspetto, quello forse più affascinante di tutti, è quello proprio della modificazione invece, dello stravolgimento del modo di fare innovazione e quindi delle filiere, sia della creatività che della produzione. Ed è quello che appunto è tutto legato al mondo dell'open innovation, di quella che chiamano peer-to-peer economy. Quello che sta succedendo, l'esempio che sicuramente tutti conoscete, ma che è il più famoso, è quello di Arduino fatto nell'elettronica, ma esistono esempi ormai nell'abbigliamento, nei mobilifici, nel tessile. Comincia a esistere una grande quantità di aziende tradizionali, quindi operano in settori assolutamente di manifatturiero classico, producono cose materiali piuttosto pesanti, con per nulla legate al digitale, che però stanno sperimentando modelli di interrelazione tra le aziende stesse e con i loro fornitori e i loro clienti che sono totalmente rivoluzionari. E questa cosa è forse una delle cose su cui l'Italia potrebbe diventare la Svizzera, nel senso che abbiamo un tessuto produttivo molto distribuito e, tanto per capirci, le logiche che governano questi processi sono due. Sono uno, mutuate dall'open source nel software. Quindi, uno, l'abolizione della proprietà intellettuale sulle opere d'ingegno, in questo caso. Cioè, se io faccio un modello di un abito, il mio valore non è quel modello, ma è, esattamente come nell'open source, la capacità che poi ho di andare a vendere questo mio know-how sulla filiera produttiva. Per cui esistono, alcune aziende sono anche piuttosto floride, dei casi in cui, appunto, parlo di abiti, parlo di mobili, parlo di elettronica, il designer non sceglie di accentrare tutto in un'azienda fino ad arrivare al negozio nella filiera, ma sostanzialmente crea in modo open tutta la parte di creatività e poi affida una serie di aziende realizzazione e distribuzione di questi oggetti. Questa cosa, questo modello di filiera è un modello che in tantissimi ambiti permette la partenza di aziende piuttosto grandi da un punto di vista della capacità, del potenziale di mercato, con capitali molto piccoli, perché si utilizza un'intelligenza collettiva e distribuita nella produzione e nella distribuzione.
La stessa cosa sta succedendo anche sul fronte dell'innovazione e della creatività. Le grandissime multinazionali americane per prima hanno sperimentato i modelli di open innovation, cioè hanno capito che fare innovazione centralizzata in grandi centri di ricerca poteva essere un modo molto pericoloso di fare innovazione dopo il 2000, perché la rete anche lì aveva creato una innovazione distruttiva. Se tu metti 300 persone, 300 premi Nobel in un capannone nel Nevada a studiare per 3 anni innovazione, dopo 3 anni quell'innovazione è sicuramente molto pericolosamente vecchia o andata in una direzione sbagliata. Per cui stanno polverizzando i gruppi di ricerca, stanno accorciando i tempi di progetto e stanno soprattutto lavorando sulla forte interazione di questi gruppi di ricerca, non solo gli uni con gli altri all'interno della stessa azienda, ma anche con gruppi analoghi in altre parti del mondo, in altri centri di ricerca, in altre aziende. Perché questo, banalmente, è un modo molto più efficiente, sia da un punto di vista dei tempi che dell'economia, per fare innovazione. Sostanzialmente, questi sono casi visibili, le grandi aziende dell'ICT sempre più spesso preferiscono acquistare start-up e innovazioni dall'esterno piuttosto che fare al proprio interno. Non certamente perché va di moda, ma perché è un modo più economico per fare quelle stesse innovazioni. Allora, e vado un po' al focus e alla sollecitazione di Luca. Noi immaginiamo che la rete, quindi oltre all'impatto economico delle aziende che si occupano di digitale, sta avendo un impatto economico ancora maggiore sulla riorganizzazione del sistema manifatturiero italiano. E per manifatturiero io intendo anche le aziende digitali, perché di fatto sono aziende, quelle che sviluppano software, che si occupano di dati, che maneggiano materia prima, costruiscono manufatti molto, molto spesso uno diverso dall'altro, e hanno bisogno di un ecosistema che sia completamente diverso, come dicevano già Leonardo e Massimiliano, da quello che abbiamo per le aziende tradizionali. Allora, io credo che sia importante cominciare a ragionare in termini di infrastrutturazione di sistemi, diciamo, di connessione tra queste aziende. C'è tutto ciò come i poli tecnologici, i co-working, i sistemi, in fondo la Task Force Startup di cui Luca ha fatto parte, uno dei pezzi era questo: creiamo l'ecosistema, cioè ragioniamo in termini di creare tutti quei luoghi che diventino hub, diventino connettori di idee, di esperienze e di attori della filiera. Perché la cosa che vedo mancare più nel paese in questo momento è proprio un coordinamento tra i vari soggetti che portano alla creazione di un'azienda. E parlo, diciamo, da start-upper sulla mia esperienza personale. Esistono degli esempi, mi ricordo il primo che vidi qualche anno fa a Barcellona, mi colpì molto, perché tutti gli attori, le banche, i venture capitalist, i business developer, gli attori pubblici, la parte infrastrutturale del polo tecnologico, erano concentrati in un unico luogo ed erano soprattutto coordinati. Se un business plan veniva, diciamo, approvato da un pezzo di questa filiera, automaticamente valeva per tutti. Non è pensabile che io devo prima farmi approvare per entrare nel polo tecnologico, poi devo parlare con il business developer per capire come funziona il mio business, poi devo andare dal consorzio di garanzia pubblico a farmi approvare la garanzia, poi devo andare dalla banca a farmi, poi devo avere il consulente legale. Cioè è una follia, per cui 3/4 delle energie non vanno nel vero business di queste aziende, ma vanno a finire in un'opera di coordinamento tra soggetti che in teoria dovrebbero essere coordinati tra di loro. Quindi questo è sicuramente uno degli aspetti importantissimi. L'altro che mi viene in mente così, ma sono 2 tra 1000, è quello dell'open, sollecitato un po' da quello che dicevano prima. Noi abbiamo un paese che è un po' morto di chiusura. Cioè l'idea di fondo è sostanzialmente questa informazione, questo dato, questo atto pubblico, mi devi dire, mi devi spiegare perché lo vuoi. Cioè noi siamo chiusi by default. In automatico l'informazione non c'è. Tu mi devi spiegare perché la vuoi. Ecco, credo che una rivoluzione che potrebbe scardinare sia il mondo dei dati sull'open data, ma in realtà catena tutta una serie di semplificazioni burocratiche e
qui si amplia il tema, perché si va proprio in generale più su una valorizzazione dei talenti e del merito, è proprio l'open by default. Noi credo che potremmo, con un po' di coraggio, per diventare la Svizzera dei dati, ma forse anche la Svizzera degli imprenditori per certi versi, costruirci un paese in cui si ritenga che tutto è aperto, salvo che ci sia un fondato motivo perché sia chiuso. Cioè, sono cambiati i tempi. Una volta si diceva per diventare l'America, non so, adesso ci accontentiamo. Cioè, in effetti i tempi cambiano. I miei figli, quando gli ho detto dove andiamo, avevamo le mille miglia per tutti, quindi potevamo andare in qualunque posto del mondo perché avevo mille miglia a sfare, hanno detto Giappone, quindi i tempi sono veramente diversi. Vabbè, fatti personali, ma il cambiamento è grande. Tutto questo cambiamento, io sto dicendo queste cose perché nel frattempo vorrei che i nostri tre interlocutori riflettessero per il prossimo giro su una cosa. Io vorrei che dicessero un esempio di azienda emblematico della loro vicenda, uno in modo da concretizzare queste cose che ci hanno appena detto. Nel frattempo, per quanto riguarda il nostro pubblico, a vostra volta, non vi chiedo soltanto se avete qualche cosa da dire, che naturalmente potete dire, ma anche se ho capito bene rispetto alle non solo regole, ma proposte di innovazione, anche autoregolamentazione, che sono necessarie per rendere un po' più credibile il sistema della nascita di nuove imprese in Italia. Io fino adesso, naturalmente, di default lo sappiamo già, vogliamo la neutralità, l'accesso e un miglioramento delle competenze. Questo lo porteremo avanti, credo, sia se parliamo di scuola, che se parliamo di startup, che se parliamo di edilizia. Cioè è un chiaramente quello che abbiamo visto funziona ed è importante: l'apertura dei dati, la trasparenza. Queste sono cose che non faremo che ribadire a nostra volta come panel, eccetera, però aiutateci a capire se stiamo dimenticando qualcosa. Sul specifico dell'imprenditorialità, regole che di default consentono, o meglio, che dichiarano che è consentito tutto ciò che non è esplicitamente vietato, sarebbe l'utopia, altro che Svizzera, qui andiamo in paradiso direttamente. Questo sistema di facilitazione per i luoghi, per gli hub, per gli incubatori, per gli spazi di co-working, per tutto ciò che serve a razionalizzare il sistema che favorisce la nascita di imprese. È chiaro che le cose possono nascere per la genialità di qualcuno, ma è molto più probabile che il sistema sia produttivo se si incontrano competenze che si aiutano vicendevolmente, e quindi questo tipo di spazi sarà sempre più importante. Io mi domando se la fabbrica del futuro non sarà in fondo un incubatore, ma non nel caso delle grandi produzioni. Naturalmente siamo a Torino, non voglio mettere in discussione niente e nessuno, ma nell'ambito delle in fondo siamo partiti prima della rivoluzione industriale. La grande innovazione è stata la manifattura, dove si mettevano tanti artigiani a lavorare insieme, mentre invece prima erano nelle loro case. Insomma, quindi esistono dei cambiamenti di modello. È probabile che uno dei cambiamenti di modello sia proprio la generalizzazione del concetto di incubatore. Quali sono gli esempi, giusto per prendere il filo di ciascuno dei vostri discorsi attraverso un caso? Sì, allora, lascerò poi l'esempio italiano magari ad Andrea su Net7, che magari può spiegarlo anche bene. Io aggiungo solo che diciamo l'open by default non è che ci voglia tanto, basta guardare gli esempi naturali, nel senso il problema che ci troviamo un po' tutto il mondo a discutere, compresa l'America, è un problema di crescita. Ora, la crescita è inibita da una chiusura o in ingresso o in uscita, cioè se non mangi non cresci, se io ti comprimo non cresci. Quindi
è abbastanza naturale che quando io mi chiudo in un perimetro, alla fine succeda quello che sta succedendo al mondo. E questo vale sia su scala nazionale sia su scala internazionale. Cioè, difendere un perimetro, anche la territorialità, è una qualcosa che va valorizzato, ma bisogna stare attenti che non sia un sistema chiuso, che è un po' il vizio italiano, anche del regionale, quindi della valorizzazione del territorio, di ciò che sul territorio si pensa che debba ricadere sul territorio. No, cioè nel senso un valore, soprattutto in termini di open innovation, deve essere aperto in ingresso e in uscita. Quindi io vado a reperire le migliori risorse là dove sono disponibili, le vado a vendere là dove vengono richieste. Quindi l'apertura in ingresso e in uscita è fondamentale. Rifacendomi all'esempio che ho citato all'inizio del corso che stiamo facendo, appunto abbiamo 8 nazionalità differenti su 20 studenti. Quindi il fatto è che quando tu hai qualcosa di valore che non è offerto in molte parti del mondo, il mondo viene a cercarti. Quindi questo è il primo aspetto. Riconducendomi a questa cosa come fattore scatenante, come esempi, mi limiterò a parlare dei dati, quindi di un'economia dei dati che secondo me è l'asset fondamentale di valorizzazione della prossima generazione di internet. Sono le varie aziende, ce ne sono più di una in realtà, e poi appunto NetSeven, Spazio Dati, può essere un esempio virtuoso italiano, che fanno da data market. Quindi ciò che manca in realtà come fattore abilitante, noi come Topics veniamo ovviamente dall'esperienza di exchange in cui la materia prima scambiata sono i bit, ma in realtà il concetto di exchange, quindi di punto in cui vari attori, secondo regole condivise, che nel caso dei bit può essere le pratiche di peering pubblico o privato, quindi si accordano su come far transitare come i bit e rendere visibili le rispettive reti. In questo caso si tratta proprio di avere dei data market in cui degli asset che sono delle basi dati vengono messe a fattor comune secondo regole di ingaggio e magari secondo anche una valorizzazione economica che è propria dell'exchange, quindi come può essere Wall Street, il Nasdaq o quant'altro. Quindi si tratta proprio di abilitare un'economia dei dati. L'economia dei dati, come tutte le economie, si crea se tu hai un mercato e quindi delle regole condivise. Generalmente questo, e mi ritorno al discorso di prima, avviene attraverso degli hub ben specifici. Infatti le borse, diciamo, che nel mondo determinano l'andamento della finanza non sono n.000, ma sono poche, alcune a cui si fa riferimento. Quindi le aziende tipo Factual, tipo Data Market, ci sono vari esempi di mercati, la Microsoft stessa sta cercando di lanciare il suo mercato dei dati, ci stanno provando in tanti perché è un momento in cui si sta definendo chi sarà o chi è il leader in questo ambito qua. Questa partita, diciamo, non è banale proprio perché non si parla, si parla di un bene che è quello del dato, che non è automaticamente riconducibile a chi lo produce. Cioè io potrei produrre un dato, ma in realtà il mio dato potrebbe risiedere fisicamente in un posto che è soggetto a regole differenti. Quindi da un punto di vista proprio di governance di internet, uno dovrebbe essere consapevole che ci siano almeno delle regole condivise per quanto riguarda anche la rintracciabilità dei dati e quelle che sono le regole esposte, e che sia chiaro quali sono le regole di ingaggio di quei dati, creando una corrispondenza tra chi è il titolare e dove decide di tenere questi dati, perché in questo caso c'è una fisicità che è veramente differente. L'altro aspetto, e qui mi riconduco all'aspetto dell'imprenditorialità in sé, non mettiamo tutto nello stesso calderone. Cioè la startup che di per sé non è un'entità conclusa, è una fase, quindi è un esperimento di per sé, quindi è un qualcosa che va a concludersi, è un momento di ricerca. Quindi se io cerco di vederla come il bambino vestito in giacca e cravatta, questa metafora l'ho un po' abusata, però mettere la cravatta al bambino è sempre molto molto rischioso. Quindi l'open by default va bene anche per tener conto delle varie fasi di sviluppo. Quindi io all'inizio ho bisogno di una zona franca, quindi io non ho bisogno, che è il tema dell'open innovation, quindi io in ingresso non metto alte barriere, che è un po' il vizio, la paura italiana della frode, del fregare, no? Fa sì che io quante più barriere metto all'ingresso, meglio mi sento, e quindi non succede nulla. Poi alla fine, se invece io faccio entrare tutti e poi alla fine faccio uscire qualifico, secondo regole di controllo chiare, applicate in maniera intransigente da quel punto di vista, ho maggiori possibilità. Quindi io non devo chiudere l'asilo,
cioè, l'asilo dove si gioca deve essere, cioè, più bambini ci sono, meglio è, poi ognuno troverà la sua strada e la sua inclinazione. Quindi questo aspetto del mercato, chiamiamolo così, in questo caso mi rifaccio al mercato dei dati, quindi aziende relative a quel settore lì, secondo me è un settore molto promettente e in cui sarà necessario scrivere le regole d'ingaggio per abilitare un'economia dei dati che credo sia l'economia degli anni a venire. È bello perché con tutto il rispetto è proprio così che ci si sente quando si fa il giornalista, no? Uno fa una domanda e ti rispondono un'altra cosa. Va benissimo, hai il diritto di farlo. Tu che vuoi fare di questo? Parlo di un esempio di un'azienda? Vabbè, noi gestiamo quelle, quindi viene abbastanza semplice. Ma anche perché almeno faccio un po' di marchetta, no, per un'azienda. L'esempio forse quello più carino e simpatico che mi viene in mente è quello di Soccer Square. Mi piace parlare di questo esempio perché tanti mi dicono: ma quanto deve essere innovativa un'azienda per potersi presentare a un incubatore universitario? Ecco, questo è un ragazzo laureando in informatica, neanche il Politecnico, l'Università di Torino, che ha incontrato a un aperitivo di quelli che si organizzano nei vari locali da diversi gruppi o comunque associazioni che nascono attorno all'imprenditorialità, il quale si avvicina a me e mi ha detto: ma io ho un'idea, mi hanno già detto che non è innovativa, posso lasciarla perdere. Adesso ho trovato un signore che ha un'azienda, al quale mi ha detto che se vuole mi dà qualche soldino per il 90% della mia azienda, mi dà una scrivania, magari quasi quasi accetto perché poi mi dà anche un minimo di stipendio, non so, vediamo, anche perché veramente non è innovativa. E gli ho chiesto: qual è la tua idea? Ma la mia idea è quella di fare un gioco manageriale per il calcio su Facebook, una sorta di Cityville, Farmville, quindi un giochino per far giocare i ragazzi, però con un'intelligenza dietro, in modo tale che le partite di calcio vengano simulate da un motore di intelligenza artificiale, quindi ci sia anche l'elemento della sfida, e quindi al posto di maneggiare il tuo orticello piuttosto che la tua città, maneggi il tuo centro sportivo. E ho detto: ok, va bene, dai, vieni, parliamone. È arrivato, il ragazzo mi sembrava soprattutto molto capace da un punto di vista sia tecnico a svilupparla, ma anche a vendere, a convincere le persone a prendere questa idea, nonostante il primo approccio alla fine si è rivelato una persona assolutamente sveglia. Allora gli ho detto: guarda, secondo me la prima cosa di fare è mandare a stendere quello che ti ha proposto per 15.000 euro di acquistare il 90% della tua azienda, perché praticamente è quasi il mercato degli schiavi, cioè nel senso fatti assumere piuttosto, dagli il 100%, ti fai dare un bellissimo stipendio e poi vai a lavorare per lui. In questo caso che lui ti riconosca qualcosina e ti faccia lavorare come il suo socio, dove lui è proprietario di tutto e niente, mi sembra quasi la tratta degli schiavi. Ho detto: vediamo di farlo andare avanti. Ma mi servono dei soldi, io purtroppo questi soldi non li ho. Ma ti servono dei soldi perché? Perché voglio fare un gioco fatto in questo modo. Ho detto: no, un attimo, con calma, a te servono qualche risorsa, da solo puoi sviluppare, che ne so, un qualcosina di molto semplice per capire se la cosa interessa agli utenti di internet, cioè è bella solo nel tuo, nel mio cervello, ma è bella anche nel cervello di qualcun altro. Allora ho detto: ma come possiamo fare? Non possiamo fare. Alla fine lo mando da Leonardo a Topics e loro gli dicono: va bene, dai, guarda, per 10 mesi ti diamo macchine, supporto a mettere il tuo sito su queste macchine, banda quanta ne vuoi, sviluppa e gioca con queste macchine, non devi sborsare un soldo. Ecco, vedi, già ti servono meno investimenti. Poi cos'altro ti serve? Ma mi servirebbe anche qualcuno che faccia la parte grafica, io sono bravo con informatico, cerchiamo qualcuno e troviamo un ragazzo che per poche centinaia di euro gli fa delle illustrazioni bellissime, questo si stava diplomando a arti grafiche, siamo stati fortunati, l'abbiamo trovato capace e gli ha sviluppato tutti i caratteri dei personaggi che poi sono all'interno del gioco. Ha sviluppato lui da solo, con un altro amico che ha deciso di aiutarlo, un gioco che effettivamente non era bello come quello finale che voleva fare, però lasciava già capire cosa si poteva fare su questo gioco. Ho detto: mettiamolo su internet, apriamolo e vediamo se la cosa può funzionare. Risultato, mi ricordo che mi telefona una sera, mi fa: senti, c'ho dei problemi. Quali sono i problemi? Ci sono degli indonesiani che si iscrivono al mio gioco e io non ho mai detto in Indonesia che questo gioco funziona. E gli dico: ma quanto se l'hai aperto? L'hai aperto da 2 giorni, quanto siamo? Siamo a quasi 3.000 persone, il server non sta più in piedi, chiudi le iscrizioni. Cioè nessun problema. Abbiamo capito che se in 2 settimane, senza che tu dica niente a nessuno, le persone incominciano a utilizzare questo gioco, che è solo in italiano, lo utilizzano in Germania, in Indonesia, qualcosa, filippini, mi diceva, cioè i filippini, ho detto, vabbè, quelli saranno i filippini che lavorano a Torino, che chiedono di giocare con i parenti che vivono a Manila. Allora dico: ferma tutto quanto,
torna da Leonardo, questi ragazzi, fatti spiegare come al posto di stare su una macchina sola puoi stare su due, poi su tre, poi su quattro, digli che ti serve più banda, sviluppiamo un qualcosa di più serio. Ma mi servono i soldi, perfetto, prendiamo questi numeri, andiamo in giro ed ecco che troviamo la classica persona che dice, interessante, faccio la scommessa, 50.000 euro. Mettono 50.000 euro nell'azienda e dice, ma non mi bastano ancora, mi servirebbero più di 100.000 euro. Nessun problema, facciamo qualcosa di più evoluto. Vediamo se riusciamo a avere un'architettura server un po' più evoluta, se riusciamo ad avere un gioco più interessante e se riusciamo a rastrellare altri utenti su Facebook. Al che lui, facendo giocare quei 2.000 utenti, 2.000-3.000 utenti che intanto studiava sistematicamente tutti i giorni, e come dice lui, cavolo, meno male che sono partito perché io volevo fare quest'altro che non interessa assolutamente niente, mentre alcune cose che io davo per trascurate sono assolutamente importantissime. E quindi ha cambiato quella che era la sua idea di sviluppo del gioco. Mette in piedi quella che è la classica beta con 50.000 euro, un qualcosa che può permetterti di fare un po' di più con questo gioco, di arrivare incontro a quello che era la sua idea finale, apre a inizio dicembre le iscrizioni sul nuovo gioco, decide di spendere una cifra enorme in marketing su Facebook, che erano 930 euro alla fine, si sono rivelate in marketing, gli unici che avevano, che gli erano rimasti dei primi 50.000, ed ecco che nei primi tre mesi 40.000 utenti si sono registrati a questo gioco. Col problema che tutte le sere stavano lì, e quindi c'era il problema che di nuovo le macchine non stavano in piedi perché non si era pensato una cosa di questo tipo, ho detto va bene. E adesso andiamo a cercare altri soldi. Prendi questi numeri e vai dall'investitore. Però è più facile andare dall'investitore e gli senti, guarda, io ho il problema che riesco già a vendere qualcosa, però non ho le capacità per riuscire a venderlo perché mi mancano i soldi. Te li dà molto più volentieri l'investitore. Ed ecco che abbiamo raccolto più di 100.000 euro, siamo arrivati quasi a 150.000, ha riscritto il gioco, l'ha portato finalmente in cloud, adesso sta su N macchine, ci sono anche delle macchine in Indonesia, alcune stanno ancora su Topics e via dicendo, e ha ricominciato, ha aperto il gioco che funziona benissimo, ed ecco che, investendo anche in marketing, sta crescendo di 700 utenti al giorno. E investendo pochissimo, cioè 50, 60, 70 euro al giorno in marketing, e soprattutto produce dei numeri tali per cui non si sono visti mai da nessuna parte. Cioè, nel senso, lui ogni volta che compra un utente su Facebook e questo utente arriva sul suo gioco, nel 97% dei casi si iscrive al gioco e incomincia a giocare. Io quando porto questi numeri in giro mi dicono assolutamente non è possibile. Gli faccio, vieni, guardati le statistiche su Facebook, ti apriamo se vuoi la pagina. Ed ecco che con questi numeri parli con una grande società che lavora nel settore delle telco italiane, che dice molto interessante, e adesso gli sta dicendo, guarda, ti interesserebbe 1 milione di euro circa per fare altri giochi oltre a quello che hai fatto, andare avanti, investire in marketing, andare... E questo ragazzo si trova nella situazione dove non c'è solo lui, ma ce ne sono anche fa, ci devo pensare. Ecco, questo è un bel esempio, perché un ragazzo di 27 anni che si trova sull'offerta la possibilità di dire, guarda, ti do 1 milione di euro, naturalmente gliel'hanno messa, questo milione ti prendo quasi tutta la società, poi naturalmente ti assumo con un bravo stipendio, devi rimanere a lavorare per me per 2 o 3 anni, però c'ha 27 anni, probabilmente vedrà più soldi di quelli che ne ho visti io dai 27 ai 40 in cui sono arrivato. Però ha risposto, ci devo pensare. Questo, ecco, lo reputo un bellissimo esempio di successo di Tritabit. E un di cui di questo, in termini di dati, che cosa sarebbe? Cioè, se io ho un metodo, oltre a raccontarci una storia bellissima di questo ragazzo, eccetera, ci ha raccontato nello stesso tempo il suo metodo, che è un metodo per passi empirici, che vanno a verificare in ogni caso qual è il risultato, e con queste verifiche diventa più credibile la richiesta di ulteriori finanziamenti, eccetera, eccetera. Quindi è un metodo assolutamente ammirevole. Ma un di cui di questo, mentre questi signori andavano, giocavano, generavano altri dati. Erano su Facebook, quindi li abbiamo persi. Che cosa significa questo? Perché questo lato di valore, dal punto di vista della piattaforma, è andato a Facebook automaticamente. Che cosa significherebbe cercare di trattenere questo valore? Che cosa ci vorrebbe per non cederlo a Facebook, ma conservarlo, sfruttarlo?
Questo è il problema opportunità che hanno gran parte delle start-up adesso, nel senso che Facebook è ovviamente un canale di distribuzione e di promozione eccellente, l'altra faccia della medaglia è che alla fine i dati se li tiene tutti. Quindi l'idea dovrebbe essere, e non è chiara quasi a nessuno, cioè nessuno si pone il problema, perché il primo problema è dire: io voglio farmi conoscere, voglio avere utenti. L'avere utenti non si pone il problema di cosa voglia dire, cioè l'avere utenti è avere un utente profilato di cui io ho un indirizzo email, ho la possibilità di gestire per l'appunto i dati, perché al momento in cui dall'utilizzo del gioco, a parte il fatto che se io poi ne ho, con questi ritmi di crescita che ho, potrei arrivare ad avere milioni di utenti, a quel punto Facebook potrebbe anche richiamarti all'ordine, nel senso, se tu diventi un fenomeno rilevante, si tratta poi di capire cosa ne faccio dei dati generati appunto da quegli utenti. Quindi se io ho un meccanismo di monetizzazione, bisogna vedere che meccanismo di monetizzazione ho, devo pormi il problema di avere un interlocutore abbastanza importante che è Facebook, che al momento in cui supera una certa soglia di visibilità potrebbe essere interessato a inglobarmi da un lato, che potrebbe essere interessante come via d'uscita della startup, comunque interessante, o ostacolarmi dall'altro se non intendo scendere a patti. Quindi però questo sono... Devo trovare dei meccanismi per cui in qualche modo, che è quello che diciamo dal giorno 1 a chi fa queste cose qua, diciamo due cose. La prima cosa è di non creare il fallimento di successo, nel senso che tu hai tantissime persone che vogliono entrare nella tua stanza e te è un monolocale di 40 metri quadri, e quindi sei bravissimo nel portarle lì e poi fallisci perché se ne vanno tutti e che non riesci a servirle. E quindi l'architettura che sia in grado di scalare rapidamente, se tu hai in mente un qualcosa che potenzialmente può scalare, ponitelo dal giorno 1. 2, proprio perché andrai a attirare, quindi avrai un'acquisizione di un gran numero di utenti, poniti il problema di quella che è la loro attivazione, soprattutto la retention. Quindi avere dei meccanismi più o meno interessanti per cui io riesco a convincerti a darmi un'informazione che è mia. Cioè in realtà tu me l'hai già data perché sei su Facebook, ma in qualche modo io devo convincerti a dire: guarda, se tu mi dai questa cosa qua, io ti do magari qualcosa indietro nel gioco. Cioè io devo avere... ti interessa giocare perché magari in quel caso vuoi essere più bravo come manager sportivo piuttosto che come calciatore. Allora a quel punto il cedermi un dato, per questo si tratta proprio di economia dei dati, virtuale quanto si vuole, che però poi a me genera dei dati che io posso monetizzare nel mondo reale. Quindi anche qui è una difesa di neutralità, cioè se noi fossimo in un mondo totalmente mobile, Facebook può dire: io qua non ti consento di tirare fuori dei dati con un banner che va sul tuo server perché controllo completamente, e quindi fa parte di questo. Che esempio ci vuoi portare, se vuoi portarlo? Un esempio. No, ho capito che qui non si risponde alla domanda, per cui dico un'altra cosa. No, l'esempio lo porto, però appunto prima dico una cosa, altrimenti ti disabitui. No, per continuare il discorso di Leonardo, cioè, di fatto io qui ho appunto una competenza specifica, perché la mia startup si occupa di dati, e quello che sta succedendo in realtà nel mondo dei dati attualmente è che nessuno al mondo ha capito come monetizzare questa roba qui. Cioè lì non c'è né la sindrome, diciamo, della incapacità architetturale né di portare la gente, ma il problema è farla pagare. Cioè tu hai una stanza molto grande, c'è anche un sacco di gente che ti ci viene, ma siamo un po' come all'epoca dell'inizio del web, in cui nessuno era abituato a pagare sostanzialmente sul web, perché il web era gratuito. Per cui finché poi Jobs, che ha avuto il più grande successo imprenditoriale, è stato riuscire a far pagare la musica sulla rete, che era un'impresa titanica. Ecco, in questo momento quello che non sta ancora succedendo nell'economia dei dati, almeno quella consumer, è rendere consapevoli gli utenti del valore e quindi del vantaggio economico che possono averne e quindi della loro disponibilità a pagarli. Su questo, perché una precisazione che volevo fare, perché credo sia importante anche rispetto al discorso che stiamo facendo. Quando si parla di data marketplace
linked data, open data, quelli diciamo di cui sto parlando oggi, quindi non semplicemente il mercato dei dati classico, quello esistono, ci sono dei soggetti che producono delle analisi, producono dei dati e li vendono a delle aziende che sono interessate, quindi analisi di mercato, andamenti, trend turistici. Io ho bisogno di quell'informazione, c'è qualcuno che l'ha studiata come se fosse un libro, solo che in realtà è un foglio Excel, vado sul sito o telefono, quant'è? 100 euro, 1000 euro, 10.000 euro, me lo compro e lo uso. Quella roba è una roba che esiste da 20 anni, da 30 anni, forse da 1000 anni e diciamo non ha una grande innovatività se non utilizzare portali web per venderli o sistemi più diciamo di micro pagamenti, cioè invece di comprare l'intero report posso comprare un pezzettino, insomma, però sono modificazioni poco importanti. Quello che sta succedendo ed è carino invece è quella cosa che qualche scienziato chiama quarto paradigma, cioè quello che sta succedendo, dicono alcuni, è che la scienza è cambiata profondamente, non è più quella galileiana per cui tu hai un'ipotesi di regola scientifica, per cui pensi che c'è una regola sulla caduta dei gravi, vai sulla torre di Pisa, lo tiri giù, fai le misurazioni, verifichi come va, e quindi è un processo per cui tu prima hai un'idea e poi cerchi di dimostrarla. Quello che sta succedendo è che con questa enorme disponibilità dei dati, molti dei quali sono dati spesso occasionali, accidentali, dati di scarto, come quelli di Facebook, del giochino, per cui tu hai un'incredibile mole di dati prodotti come quasi processo di scarto di altre lavorazioni. Qualcosa più probabilmente delle mie aziende. Però questa enorme disponibilità di dati sta facendo emergere un nuovo modo di fare analisi scientifica, cioè prendiamo grandi quantità di dati e vediamo cosa ne viene fuori cercando diciamo dei pattern ricorrenti. Ci sono vari filoni che vanno in questa direzione, tutti gli studi di genetica sono fatti sostanzialmente così, con la forza bruta, non stai a pensare, vediamo quale sarà il gene che mi fa venire questa roba, come fai? In realtà prendi migliaia, centinaia di migliaia di analisi genetiche e vedi la correlazione con determinate malattie. Su questo c'è un esempio carino, non è di una startup, o meglio di una startup ma che è un po' cresciuta e si chiama Google, che aveva fatto una cosa per dimostrare questa roba qui, che secondo me è fighissima, si chiama Google Flu. Loro dimostrarono come i soldi che spendevano il Dipartimento della Sanità americano per capire le epidemie influenzali, come si muovevano, e quindi spostare i medicinali anti-influenzali nelle varie farmacie, nei vari magazzini, perché tu, insomma, cioè, se questa roba si muove sul territorio e hai dei costi di logistica imponenti, gli ospedali, i vaccini e così via, avevano dei costi anche di analisi, perché tu avevi tutta una raccolta dei campioni e così via. Google dimostrò che usando i dati di scarto delle ricerche su Google potevi fare la stessa cosa in tempo reale a costo zero. Cioè, loro guardavano chi cercava influenza, aspirina, raffreddore su Google, vedevano in quali zone degli Stati Uniti venivano fatte queste ricerche e in real time davano una mappa al Ministero della Sanità americana su dove si stava spostando l'influenza, con un'accuratezza superiore a quella fatta a manina chiedendo a tutti i medici farmacisti cosa sta succedendo. Quindi questo esempio secondo me è fantastico perché dimostra in modo molto semplice come il quarto paradigma può funzionare e può essere un modo estremamente economico e efficace per sviluppare un'economia dei dati. E quindi, poi rispondo a Luca, altrimenti sono veramente maleducato. Spazio Dati, che è un'azienda come tante altre, sta cercando di capire come utilizzare grandi quantità di dati e non piccole quantità, quindi fare data marketplace, non su ho questo dato perché l'ho comprato, perché lo sono andato a misurare l'altezza media delle case di Torino e lo rivendo, ma prendo dati che sono liberi, che sono già in rete, che sono scarti di lavorazione di altri processi e sull'enorme quantità di dati cerco di trovare delle informazioni significative. Questo è un mondo che si sta aprendo, è un mondo su cui appunto ancora non c'è una filiera industriale ed è però una delle grandi opportunità che l'open by default potrebbe dare all'Italia, perché qui veramente chi prima parte, prima costruisce le tecnologie, prima costruisce la filiera e prima arriva a sviluppare dei prodotti.
30 secondi racconto anche la storia più di artigianato classico e digitale, che è una storia più che dell'artigiano, del mercato, nel senso che mi riguarda personalmente. Io per un certo periodo ho avuto, come tutti, la passione della musica, ho deciso che volevo ascoltare musica di alta qualità, per cui come tutti i geek, a un certo punto ho deciso che la cosa importante non era avere l'impianto stereo per ascoltare la musica nel modo migliore, ma scoprire tutti quelli che lo facevano al mondo nel modo migliore, perché nell'overdose informativa della rete, no? Per cui per 2 mesi della mia vita, come hobby, andavo a valutare chi faceva i migliori sistemi di riproduzione di musica alta fedeltà da computer, perché avevamo musica liquida, attualmente sono superiori ai sistemi high-end classici di CD e così via. Per cui ho individuato questa tecnologia migliore, si chiama M2 Tech, è una tecnologia, sono gli americani e i cinesi, e c'era scritto Powered by M2 Tech in tutti questi convertitori di altissima gamma, da 1.000, 2.000, 5.000 euro l'uno. Per cui ero molto affascinato a questi M2 Tech, cioè, non gli svizzeri, gli americani, i giapponesi, cioè, questi M2 Tech non si trovavano da nessuna parte. Dopodiché sono diventato per caso vicepresidente del polo tecnologico di Pisa, di Navacchia, e nella presentazione delle aziende a un certo punto mi presenta questo tizio sardo e dice: che azienda hai? M2 Tech. Ho detto: ma come M2 Tech? Tu eri a 20 metri da casa mia, ti ho cercato in Giappone, in America, ovunque, e invece era lì. Lo racconto perché è un po' una storia simile al 90% dell'azienda di là. Molto spesso noi abbiamo delle potenzialità incredibili da un punto di vista dell'innovazione, della capacità, ma non abbiamo assolutamente saputo sviluppare una filiera a valle, che è poi tutta quella della managerializzazione di queste aziende, per cui probabilmente, e rivado sul potenziale, diciamo, inesplorato, nominato, ci sono tecnologie che in mano ad altri, appunto, le grandi aziende americane o giapponesi, cinesi, che rivendevano questa tecnologia, ma che invece noi a volte non abbiamo la consapevolezza di avere, non abbiamo la consapevolezza di essere imprenditori veri e non semplicemente dei super tecnici, come un tempo erano i bravissimi artigiani che restavano a fare la subfornitura di altri invece di diventare Ferragamo, tanto per capirci. E questo è un altro pezzo culturale su cui dobbiamo fare molta molta attenzione. Grazie. C'è uno spazio per gli interventi, che naturalmente avvengono solo se qualcuno alza la mano. Eccolo là. Sono Donatella Solda Kussmann, abbiamo lavorato come task force del ministro Profumo nella redazione dell'agenda digitale e abbiamo quindi monitorato il decreto sviluppo in cui sono confluiti anche un paio di articoli sui dati aperti. Un piccolo contributo per Andrea: l'open by default, siamo consapevoli di non arrivare alla norma costituzionale come nel... cioè in Svezia, per cui chiunque cittadino o straniero possa accedere all'informazione del settore pubblico, ma se Napolitano non ha cambiato qualcosa nel corso della firma, all'articolo 19,2 mi pare, troverai una menzione al fatto che le pubbliche amministrazioni che decidono di pubblicare i propri dati online, se non esprimono una loro preferenza sulla tipologia di licenza, allora si presume, abbiamo invertito l'onere di presunzione, per cui si presume che i dati pubblicati siano di dominio pubblico. È ovvio che una open by default più permeante avrebbe richiesto l'emendamento della legge del corpo di diritto amministrativo sull'accesso all'informazione del settore pubblico. Questo però comunque rientra nel recepimento delle direttive, delle normative sulla valorizzazione dell'informazione del settore pubblico, quindi un piccolo passettino in avanti è stato fatto in questo senso. Brava.
Volevo chiedere una cosa ad Andrea. CNA, io vivo a Casalmaggiore, provincia di Cremona, Bassa Padana. Vado al CNA, l'ufficio di Casalmaggiore, CNA Cremona, dico, no, una startup innovativa, vorrei sapere cosa mi offre il CNA, perché penso di essere un artigiano, anche se è digitale. Ecco, mi hanno guardato e tuttora mi guardano così, come per dire, che ci fai qui? Io alla fine ho fatto la tessera. Quindi ti chiedo questa cosa. Tra l'altro che tu ci rappresenti oggi, nel senso che essendo in quella posizione hai anche delle cose, le dici, tutto quanto, e il basso, cioè le persone che poi lavorano effettivamente negli uffici, tipo a Casalmaggiore, che tipo di azione avete intenzione di intraprendere per far passare queste cose che tu oggi dici, che sono bellissime, anch'io le penso, ma poi non si praticano negli uffici del CNA, perché la gente dice, e tu saresti un artigiano? Ecco, ti chiedo se avete già qualcosa in mente, se c'è qualcosa in atto, e quanto tempo pensi che... Elena Pavan dell'Università di Trento. Mi domandavo, è interessantissimo vedere che cosa si può fare, come si può fare, e che questo mondo ha le sue logiche, però mi domandavo se questo tipo di imprenditoria è, secondo voi, che siete tutti maschietti, legato anche ad alcune logiche di genere. Allora, c'è una differenza di genere neanche nell'imprenditoria in questo nuovo territorio? È una distinzione che non è più pertinente? Se no, perché non è più pertinente ragionare in termini di genere? Onestamente. Ogni ragionamento a seguito di questa domanda, segnalo che, come vedete dal programma, doveva essere presente Laura Morgagni, che non è potuta venire. Altre domande? Prova. Sulla questione di cui si è parlato precedentemente, del rispetto al business tradizionale, adesso è meglio far saper tutto, divulgare subito l'idea. Si può chiarire meglio questa cosa, perché non ci sono rischi? Ma sì, credo di cogliere questa cosa, però viene anche un po' la pelle d'oca. Aspetta, una bella risposta. Un'ultima domanda e poi chiudiamo. Se c'è, eccola là. Salve. Cavicchioli della Scuola Camerana qua di Torino. Io ero solo interessato all'open data perché non avevo colto bene la portata di questa apertura. Mi domandavo solo se la standardizzazione dei formati, cioè se la pubblica amministrazione, per come la conosco io, paura e panico, apre questi archivi, quali saranno i formati e che accessibilità avranno per chi vorrà eventualmente navigare in questi dati per far venire nuove idee, insomma indagare su nuove possibilità di sviluppo? Grazie. Grazie, una domanda per ciascuno dei nostri panelist. L'IGF è splendido anche da questo punto di vista. Ricordo che comunque l'ISK ci ha dato non una domanda ma una informazione in più che sta passando. Io direi che facciamo il giro alla rovescia e chiudiamo. Che ci sta a fare il CNA? Allora sì, appunto, intanto ringrazio, come diceva Luca, per il modo assolutamente costruttivo con cui hai posto la domanda. Allora, io credo che, chiaramente, come in tutte le cose, c'è un'inerzia che non posso prevedere quanto tempo ci vorrà per pian piano diluire. Credo però che qualcosa stia succedendo perché l'idea che noi abbiamo, almeno a livello... diciamo a Roma, dalla testa, non è sempre detto che sia più avanti del resto del corpo, perché poi ci sono tante invece realtà molto complesse da gestire che a volte saltiamo,
Roma c'è la pancia, esatto, e non c'è la testa, e non è detto che veda bene la pancia, insomma. Ti dico che credo che la chiave che noi stiamo cercando di utilizzare è quella di rendere il più possibile fluida l'informazione all'interno dell'organizzazione. Questo vale per tutte le organizzazioni, secondo me, vale per le associazioni di categoria, per i sindacati, per i partiti, per le grandi aziende. Cioè la vera sfida che io vedo di fronte alle organizzazioni complesse è la capacità di comunicare al loro interno, perché chiaramente è sintomo di efficienza, banalizzo. Se ci fossero in CNA, ma come appunto potrebbe essere qualsiasi altra struttura distribuita sul territorio, una grande capacità di comunicazione, una grande connessione, tu potresti avere l'esperto di startup alla CNA di Ragusa che ti risponde alla CNA di Cremona. Questa è la sfida che noi stiamo cercando di, almeno è il metodo, sono gli strumenti in cui stiamo cercando di rispondere a questa sfida, perché è l'unico modo di rispondere in termini più efficienti. L'altro pezzo, che è un po' più invece culturale, nel senso di epica, è quello che facciamo come giovani, ne approfitto per fare uno spot di 5 secondi, lo facciamo la settimana prossima, tra l'altro a Roma, è una cosa che facciamo ogni anno che si chiama CNA Next, che è una piccola TED Conference italiana su questo mondo, e parleremo esattamente di queste cose qui, P2P Economy, Open Innovation, Open Wear, come sta cambiando il mondo dell'artigianato, e racconteremo storie. Per chiunque voglia venire al Teatro Palladium a Roma 26-27 ottobre, ed è secondo me un modo, un altro piccolo pezzo della costruzione di un modo diverso di immaginarsi l'impresa, perché poi non lo fai solo facendola, ma lo fai anche raccontando, come diceva un mio amico l'altro giorno, a mia madre, a nostra madre, cosa facciamo, perché quello che sta mancando in questo paese è anche questo totale scollamento tra un modo diverso di vedere il mondo che non può non dialogare con tutto il resto. Ci proviamo, non so se ci riusciamo, ma se venite siamo molto contenti. Grazie. Due domande tu hai, no? Una è una questione di genere, c'è un qualcosa da fare per questo, e l'altra è: ma come facciamo a fidarci di dire la nostra idea in giro se poi ce la fregano? Ma allora, no, non è questione di genere, nel senso, donne ce ne sono poche, forse dovuto al fatto che molto spesso le start-up partono da programmatori, e diciamo che il Politecnico e anche il Dipartimento di Informatica dell'Università non sono frequentati da molte donne, non lo so, perlomeno quando si parla di tecnologia, e forse il problema sta lì, o forse non lo so, c'è qualche donna che prova a fare l'imprenditrice. La seconda azienda che è uscita da Tritabit è una donna, cioè si chiama Elenia Rotundo, è un'azienda che va avanti da un anno, con tutte le difficoltà, comunque sta riuscendo a difendersi sul mercato, è un settore abbastanza difficile quello che lei ha scelto, però è una donna. Ci sono state anche altre donne, alcune sono partite poi in società con degli uomini, altre stanno cercando di partire, quindi non ne faremo. È un numero inferiore, però non esiste di fatto una barriera all'ingresso, anzi, mi viene da dire, come una battuta che ha fatto un ragazzo che è all'interno di Tritabit e non è un informatico, adesso sta cercando un informatico che lo aiuti a sviluppare il suo prodotto, è arrivata un'altra ragazza con un'idea, che anche lei non è informatica perché è laureando in ingegneria gestionale, gli fa: e avrei bisogno di trovare un informatico, e lui la guardate e fa: non ti preoccupare, tu lo trovi molto più facilmente rispetto a me, perché sono tutti uomini. Quindi forse sotto certi punti di vista potrebbero essere anche più facilitate. Per tornare al discorso e se mi rubano l'idea, quello rischio c'è, è innegabile, basta guardare la storia di Facebook, cioè, ma ancora prima, cioè, Friendster, che è il primo social network famoso, che era diventato famoso negli Stati Uniti, 10 dipendenti di Friendster sono usciti fuori da Friendster e praticamente in 15 giorni, la leggenda dice, tra i 15 giorni e il mese, hanno creato un altro social network che si chiamava MySpace, che era arrivato a un punto tale dove tutti dicevano: è impossibile scardinare MySpace dalla sua posizione dominante, perché oltre a essere il primo social network negli Stati Uniti, sta diventando il primo social network al mondo, cioè pazzesco, una potenza economica allucinante. Salvo poi un ragazzo, che la leggenda dice fregando un'idea a due compagni della stessa università, ha creato Facebook, e adesso abbiamo Facebook. In Tritabit ci sono almeno 3-4 casi di progetti che sono molto simili tra di loro, e loro dicono: ma come faccio?
o vi mettete assieme, correte assieme, magari siete più veloci, o altrimenti il più veloce di voi due o voi tre, a seconda di quanti ce ne sono, sarà quello che ci riesce, cioè c'è poco da fare. Lo stesso Zalando è nato rubando un'idea a un altro sito che andava benissimo, stava crescendo, mi sembra in Spagna, forse Zappo, una cosa del genere, semplicemente è stato più veloce perché aveva più soldi, cioè, però adesso tutti utilizzano Zalando, l'altro sito non lo usa nessuno. Conviene farlo, ci sono dei rischi, ma conviene farlo. Quali sono i vantaggi? Cioè, che comunque sviluppo allora, l'idea, eccetera, eccetera. Innanzitutto, faccio un esempio sempre in Tritabit, visto che ormai avendo tanti progetti un esempio più o meno su tutto. Noi abbiamo un progetto in Tritabit che adesso si chiama Gnammo. Questo progetto prima si chiamava Cookhunter. È un social network dove le persone possono iscriversi e proporsi come cuochi, organizzare degli eventi culinari a casa propria, e altre persone che invece sono gli gnammeri, i golosi, possono iscriversi a questo social network e andare a cercare questi vari eventi culinari sparsi per l'Italia e pagando importi che vanno dai 10-15 euro ai 30-40 a seconda di quello che si mangia, a partecipare a questi eventi con 10-15, massimo 20 persone presenti all'interno di questo evento. Quando questo ragazzo era arrivato da me mi ha detto: guarda, silenzio, ho questa idea fantastica, non diciamo a nessuno, proviamo a sviluppare il business plan, chiamiamo un bel PowerPoint, non è meglio fare il sito prima? No, non ti preoccupare, facciamo una cosa del genere, di qua di là, intanto incomincio a registrare il dominio. L'unica cosa che lui ha fatto è registrare il dominio, e ha acquistato un dominio internet. Passa un mese e mezzo, due, nella quale si continua a lavorare, ma se mettiamo 10 utenti in più, 10 utenti in meno, quindi a fare puramente teorie dove gli diciamo, ma guarda, forse sarebbe meglio riuscire a partire, un giorno arriva da me e mi fa: sono disperato, perché a Bari è nato un progetto che non si chiama Cookhunter, si chiama Cookas, e ha la mia stessa idea. Cosa faccio adesso? Sta dall'altra parte dell'Italia, sicuramente non te l'ha sentita raccontare mentre stavi in treno, probabilmente ne partiranno anche degli altri, allora parto di colpo e è uscito anche lui online, chiamato il classico amico smanettone che si ha ai tempi del liceo: guarda che fai stasera, vieni, ti presento un'idea, dai, aiutami, dammi una mano, mettiamo in piedi una landing page e usciamo, proprio per mettere la bandierina, perché a quel punto lì per lui era fondamentale mettere la bandierina. Dopo un po' questi due progetti si sono incontrati a un evento e si accusavano uno con l'altro: sono partito prima io, tu mi hai copiato. Quindi all'interno anche del mondo degli start-up, chi copia non è visto molto bene, quindi a volte è già un qualcosa dire io sono stato il primo, poi c'è quello che corre più veloce di te, però perlomeno puoi dire io un'idea furba l'ho avuta, sono stato il primo a uscire e lo posso dimostrare, questa era la mia idea. Lui in realtà aveva portato il fatto che aveva registrato il dominio una settimana prima dell'altro, cioè una cosa... poi alla fine si sono messi assieme questi due progetti e sono diventati Gnammo e adesso stanno andando abbastanza bene, salvo il fatto che ne è nato un altro praticamente uguale che si chiama New Gusto, no, come una cosa del genere. No, non è Italy, è un altro progetto di Milano che è stato più veloce di loro a prendere un finanziamento, quindi probabilmente correrà più veloce di questi due progetti assieme. Fondamentalmente corre, se esci online poi sei obbligato a correre, che ti copino ci sta, a San Francisco... A San Francisco ci sono incubatori con 300 o 400 progetti all'interno, non 30 come sono adesso in Tritabit, e 10 o 15 almeno sono, loro dicono diversi, totalmente, ma in realtà quando uno ascolta il pitch sono identici uno all'altro. Però non è un problema, stanno scrivendo uno di fianco all'altro e a volte si condividono anche le esperienze per aiutarsi ad andare più veloce. Pubblica amministrazione, chiude dicendo che l'idea non la ruba mai nessuno, l'idea comunque rimane intatta nella testa, quindi le idee si condividono, solo poche si trasformano in impresa, quindi in realtà chi fa l'impresa non ha rubato assolutamente niente, è stato bravo a realizzare qualcosa. Quindi pubblica amministrazione, è interessante la domanda, comunque diciamo è generalizzata, nel senso il problema dei formati e di come si rappresentano i dati è un problema generale, non solo della pubblica amministrazione. Chiaro, la pubblica amministrazione deve fare il primo sforzo, intanto è quello di scrivere le regole e passettino passettino
riuscire a cambiare un comportamento, non è né giusto o sbagliato, era quel comportamento, ora ci si rende conto che il mondo sta andando in una direzione, quindi le pubbliche amministrazioni, chi prima chi dopo, stanno cercando di adeguarsi. Il Piemonte è stato, diciamo, virtuoso e comunque pioniere nel percorrere la strada degli open data con tutte le difficoltà, perché quando vai a percorrere una strada nuova c'è il problema del formato dei dati, ma ci sono tantissimi altri problemi che è interessante risolvere. Alla Strata Conference dell'anno scorso a Santa Clara, dove si affronta i problemi dei big data, il problema della rappresentazione dei dati è dibattuto, perché chiaramente ognuno cercherà, come in tutte le questioni, di dire che il proprio modo di rappresentare i dati è il migliore, che si deve adottare uno standard piuttosto che un altro. C'è chi sposa la visione di Tim Berners-Lee di un mondo fatto di link, quindi dei linked data, e quindi di un mondo interpretabile anche dalle macchine, e chi invece magari non necessariamente percorre quella strada lì. Io credo che, come in tutte le cose, alla fine ben vengano n modalità di rappresentare i dati, come ci sono gli n linguaggi, alla fine inventeremo anche lì il traduttore, chiamiamolo middleware, chiamiamolo, anzi, io la vedo come una grossa opportunità di mercato per chi si metterà nel mezzo fra il formato e il dato assoluto e renderà interpretabili qualsiasi formato dei dati, tranne quelli ovviamente che non sono digitali. Quindi il problema, secondo me, è a monte, primo di tutto rendersi conto, come sta facendo l'agenda digitale, di iniziare questa migrazione in ambito digitale. Quello di cui noi stiamo parlando, ci siamo portati un po' avanti, abbiamo l'agenda, poi l'agenda ci deve portare in dei posti per scatenare delle azioni che sono l'economia dei dati. Quindi non ne vedo un problema, ma assolutamente un'opportunità, è compatibile con quello che è il momento e le sfide da affrontare. Bene, grazie a Massimiliano Ceaglio, Andrea Di Benedetto, Leonardo Camiciotti. Mi sembra, grazie a tutti voi che siete rimasti fino a qua, abbiamo proposte standard come neutralità, accesso, competenze, trasparenza dei dati, abbiamo regole particolarmente importanti per o autoregole, insomma, particolarmente importanti per l'imprenditorialità. Abbiamo negli ultimi giri tirato fuori in due occasioni, soprattutto ovviamente Camiciotti, questa idea che sintetizzo in interoperabilità delle regole sui dati, che alla fine ha a che fare con internet in pieno, che in una certa misura non risolve il problema dei formati, ma sulle regole dei dati invece avrebbe bisogno di essere affrontato con attenzione. Grazie a tutti, a domani.